王様は幽霊。Il principe dovrebbe arrivare a momenti. Oh no, sta arrivando qualcuno, nascondiamoci. Uno strano gruppo di uomini e animali, sai chi sono? Sono gli eroi di questi cartoni animati, io li vedo sempre alla televisione. Zitti, idioti! Non dovete pensare agli eroi, noi siamo stati pagati per uccidere il principe. Comunque, se dovesse darci fastidio, come dice il nostro capo, noi potremmo farli sparire dalla circolazione. Evviva il nostro capo! Tenetevi pronti, ragazzi! Yoho! Yoho! Uccellini, uccellini, voi siete sempre felici. E con la vostra vitalità rendete felici anche chi vi guarda. Mi piace la pesca, mi piace la pesca. Ah, Ricordati che è peccato desiderare la roba d'altro! Carico! Smettetela, questo scenario così pacifico non vi ispira nulla. Siete proprio senza speranza. Yoho! Yoho! Maledizione, questo non ci voleva. Ancora quella banda di sciocchi. Cosa facciamo adesso? Principe, attorno dove siete, principe? Oh, cos'è successo, vostra altezza? Ve l'avevo detto di non uscire a cavallo da solo, che avreste potuto farvi male. Per favore, si calmi, noi non gli abbiamo fatto nulla, noi siamo... Silenzio, vi taglierò la testa, assassini! Anton! Guarda come sono stato bravo, li ho presi tutti da solo. Voi siete l'erede al trono, non dovreste occuparvi troppo della caccia. È la prima volta che prendo tutti questi uccelli da solo, devo farli vedere a mio padre. Vostra altezza, voi siete il principe, l'erede al trono. Se volete andare a caccia dovete anche studiare. E con il vostro tutore che sarei io. Andiamo, è ora di studiare, vi piace lo studio, non è vero? Bello studiare, Principe Azzurro, smettetela di cantare, forza, dobbiamo andare a casa! Ragazzi, mi sto arrabbiando! Mi sono arrabbiato! Ragazzi, guardate laggiù! Che fortuna, così potremo trascorrere la notte al riparo! Ma dove sarà? Dove c'è più casa? Ah, eccola, finalmente l'ho trovata! Oh? Ah, fermi! Siete proprio dei buoni a nulla, non siete stati capaci neanche di far fuori un ragazzino! In questo modo danneggerete la reputazione della nostra associazione degli assassini! Allora statemi a sentire, dobbiamo uccidere quel ragazzo per salvare la reputazione. E se ci riusciremo avremo la possibilità di entrare a far parte della famosissima Anonima Omicidi, non è meraviglioso? Bravo! Bravo! Allora domani ci sbarazzeremo del principino. Evviva! 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 Capo! Per Bacco e Plato della Federazione Internazionale dei Mascalzoni! Signori dell'Associazione degli Assassini, vi comunico che forse un giorno potrete essere i protagonisti di una nuova serie televisiva. Quale onore, che privilegio, uno degli eroi di una serie televisiva! Evviva! Evviva! Capo! Capo, c'è una scimmietta alla porta che si chiama Coco e che chiede ospitalità per stanotte. Su! Possiamo rimanere qui per stanotte?
Goku, ci vuole un po' di forma quando si chiedono i favori. Sono Goku, la super scimmia, il gran capo del Monte Taka. Mai sentito nominare, andatene! Non avete mai visto le nostre avventure da TV? Goku si è di nuovo arrabbiato. Che irruenza! Puoi cominciare a pregare se vuoi. Potete rimanere qui per stanotte. Ma capo! Metteteli nella camera migliore che abbiamo, mi raccomando. Così va bene, puoi smettere di pregare adesso. Potete pranzare con noi se volete. Reverendo Akai Sagoyo, potete entrare! Veniamo subito, ma io ti premetto che ho molta fame. Perché avete raccolto la scimmia, capo? Perché sono gli eroi di un programma televisivo e quindi sono nostri nemici. Perché non li arrostiamo durante la notte? Calma ragazzi, calma, dobbiamo prima sistemare il principe, giusto? Se la gente scopre che il loro principe è stato assassinato, ci sarà un inferno. E la folla inferocita lincerà i colpevoli, giusto? E allora, signori, che dobbiamo fare? Dici, capo. Se noi porteremo quel gruppo di stupidi viaggiatori al palazzo dichiarando che hanno ucciso il principe, ditemi che cosa credete che succederà a loro. È un'idea geniale! Sì, sì! Li metteranno sulla sedia elettrica e avremo il loro programma televisivo. Bravo, bravo! Sì, lo so, non c'è bisogno che voi mi diciate che sono un genio. Genio, genio! Goku dovrebbe vergognarsi di dormire in queste condizioni a fare un giro per vedere cosa... Oh. Accidenti, come duro il marmo, ragazzi! Ti prego, ascoltami, vorrei parlarti un attimo, è una cosa importante. Mi dispiace, ma non ho tempo da sprecare, provo col prete. Ora non mi disturberà nessuno. Reverendo, mi ascolti? Vuoi farmi prendere un raffreddore? Ah! Mi dispiace svegliarti, ma devi ascoltarmi, io sono un fantasma. Un fantasma? Sono il fantasma di un re buono. Per favore, ascoltatemi, non dovete avere paura di me. Vi ripeto che sono solamente un fantasma buono. Smettetele, è mai possibile che qui non si riesca mai a riposare in pace? Per favore, sono un fantasma buono. Come sarebbe a dire? Sta mentendo, voleva farmi arrosto e legarmi con le patatine. Non sto mentendo, dovete darmi ascolto, per favore. Carico! Aspetta, Goku, forse non è cattiva, è meglio ascoltarlo. Grazie, reverendo, ve ne sono riconoscente. Beh, io adesso vi saluto, ho delle cose da fare. Buonanotte! Sono il fantasma del famoso Re Spook e una volta regnavo su questo paese. Voi sareste un ferantasma, cioè un re fantasma. È proprio quello che stavo cercando di dirvi. È la storia più toccante e triste che abbiate mai sentito. Sicuramente vi verrà da piangere. Ho registrato l'intera storia in un film e ve la farò vedere, così saprete quello che mi è successo.
Non fumate durante la proiezione, grazie. No. Mi piacciono i film, mi piace. Ehi, ma cos'è quello? È qualche mostro. Sembra anche a me, forse ho sbagliato pellicola. Toglietela, è disgustosa. È la vostra ombra, reverendo. Toglietevi! Il mio regno una volta era un posto tranquillo e pacifico, tutti erano felici, ma un giorno arrivò un terribile furfante chiamato Plato e diede fuoco a tutto il paese. La gente perse le case e i bambini rimasero orfani. Poi un giorno spuntò dal nulla uno strano uomo e gli sconfisse il fuoco e fece tornare la mia terra come era prima. Dovevo essere grato a quell'uomo e così lo introdussi nel governo del paese. Ma un giorno... Guardate, vostra maestà, guardate quella luce che esce dal pozzo. Esprimete un desiderio e gettate una pietra nel pozzo dei desideri e così il vostro paese avrà la pace eterna. Sì, la pace eterna. Una pietra. Addio. Dopo avermi gettato nel pozzo, l'uomo si travestì e prese il mio posto. Nessuno notò la differenza, il travestimento era perfetto. L'usurpatore ora vuole attentare alla vita di mio figlio, il principe azzurro. Sono preoccupato per lui. Per favore, proteggete mio figlio e salvate il mio paese. E io vi farò vedere un eccitante cartone animato. D'accordo, noi ti aiuteremo. Però adesso fammi vedere un cartone animato, ti prego. Viva i cartoni animati! Oh no, sta uscendo il sole, non posso più rimanere qui, devo andare. Allora mi raccomando, avete promesso, reverendo, conto su di voi. Ma che razza di fantasma è? Siete pronti? Tutti in riga, ragazzi! Attenzione, questo è il giorno, ci sbarazzeremo del principe, così saremo gli eroi della televisione. Ha sentito, reverendo? In marcia! Non c'è un minuto da perdere, reverendo. La saluto, devo correre a salvare il principe. Così si fa, Gogo, e annienta quei mascalzoni. Mi stupite! Ora venite con me, dobbiamo andare a casa! Andiamo, la colazione sarà già pronta, Palà! Ah, colazione? È vero che un re può banchettare ogni giorno? Allora sarà un re, portami a palazzo! Il principe azzurro è arrivato! È tornato tutto intero? Ho riportato il principe azzurro sano e salvo! Voi dannati assassini! Signore? Hanno fallito ancora! Come? Il principino sta facendo colazione, sembra che sia intenzionato a diventare un buon re. Portatemi qualcosa! È ora di studiare, vostra altezza. Studiare? No, non mi piace studiare. Oggi studierebbe i sintomi degli orecchioni. Non voglio studiare, basta! Vostra altezza... Io sono il principe! Mi comincio a divertire a fare il principe. Voglio 100 pasticcini per quando avrò finito il riposino. Il principe è trasformato in maiale. Perdonatemi, vostra maestà, è stato un terribile errore. Troverò il vero principe e dovesse costare... Silenzio, spia! Tu hai ucciso mio figlio e hai provato a mettere quel maiale al suo posto. Maestà, vi prego, come potete accusarmi di una cosa così orrenda? Guardie, prendete questo vecchio e decapitatelo insieme al maiale! Maestà, commettete un errore, per favore! Quegli assassini sanno il fatto loro, però...
Perbacco, lo avevo sottovalutato. Devo fare qualcosa. Sembrate nei guai. Sai dove possa essere Goku? Vuoi dire le scimmie? Non la vedo da quando stava andando al vecchio pozzo vicino al tempio. Credo che ci sono cascati. Lasciami andare. Dammi a sentire, principino. Ti dico che tuo padre è un impostore. Ti metterò a morte, giuro che lo farò. Finiscila, ragazzo, dovresti scusarti. Goku, nessuna violenza, per favore. Mi vuole picchiare. E smettila di piangere, porterò qui il fantasma di tuo padre, così saprai la verità. Oio. Strano, reverendo, non c'è nessun fantasma e nessun corpo nel pozzo. Visto, state mentendo. Chi siete per dire che mio padre è un impostore? Venite al palazzo con me, mi metteranno sulla sedia elettrica per questo. Goku! Papà! Cosa ci fai qui, papà? Hai visto? Si sta alzando. Oh, la mia schiena, devo avere un crampo. Non capisco, papà, cosa ti è successo? Figlio mio, il principe azzurro. Diamine, è lui il mio vero padre. Sì, sono io. Torniamo al palazzo, papà, forza. Temo di non potere, ora sono un fantasma. Mi spieghi una cosa, non ho visto nessun corpo nel pozzo, come mai? Non meravigliarti, io valgo per il fantasma e per il corpo, c'è mancanza di mano d'opera. Tornerai di nuovo nel pozzo, papà. Sì, figliolo, non voglio muovermi molto, sennò mi viene fame. Non ho mai sentito di un fantasma che avesse fame. Già, è molto strano ora che ci penso, ed è anche giorno pieno, c'è il sole. Non mi sembra che i fantasmi ci siano anche di giorno. Allora non sei un fantasma, sei ancora vivo. Hai ragione, figliolo, avete visto, sono ancora vivo. Mi dispiace, ma stavolta dovrete proprio morire. Morirete tra amici in compenso. Fuoca! Pinta cavazione a fondo. Non possiamo più diventare eroi televisivi. È tutta colpa di Goku. Sono stato veramente sciocco a fidarmi del re. Ci sono cascato come un pollo. Aiutatemi, non voglio essere ucciso. Ora che sapete che sono un falso re, dovete sparire dalla faccia della terra. È molto affamato, sapete. Vogliono vedervi, maestà? Chi sarà mai? Un certo Goku, la super scimmia. Non dategli retta, mandatelo via! Il vostro maiale ha partorito. Non mi interessa. Il pranzo è servito. Ora ho da fare. C'è un verme nei vostri capelli, maestà. Avventure della super scimmia, Goku. Evviva! Arrivando! Si può sapere chi l'ha tolta? Oggi c'è un altro programma. Dovrete aspettare la prossima settimana per vedere il vostro spettacolo. Che peccato. I lavandai sono qui per il conto. Il prossimo mese. Ora faremo un gioco a premi. Non sono nello spirito adatto. Credete nei fantasmi? No, non ci credo. Risposta esatta. Siete i campioni di questa settimana. Evviva. Accomodatevi sulla sedia del campione. Come mi sento grande. Ora vi daremo una cosa. Grazie, grazie. Chi sei tu? Chi sei tu, sporco imbroglione? Uomini, ci sono dei ribelli, venite a prenderli!
smettila di recitare, questo è il vero re, tu sei un impostore! Forza ragazzi, su, aiutatemi a cacciarlo via! Credo che ora sappiate tutti la verità. Bene, ora vi mostrerò chi sono in realtà! Avrei potuto sconfiggerlo anche da solo il mostro.